Avvocato Enrico Conti, le elezioni europee hanno portato non il passaggio e la conquista del 4%, ma qualche cos'altro che la riguarda personalmente. Cos'è successo in questi giorni? In questi giorni è successo che sono stato chiamato dall'analista politico di Francesco Rutelli. Ho partecipato al convegno che si è tenuto a Roma dei Liberi Democratici il 3 e il 4 di questo mese. Proprio in quella sede lì mi è stata fatta una proposta di rientrare nel PD. Io sinceramente ho posto il problema che sono un po' contrario ai cosiddetti cavalli di ritorno. In realtà mi è stato fatto capire che non sarei mai dovuto uscire dal PD, che non c'erano le condizioni politiche e che probabilmente è stato commesso anche qualche errore di comunicazione, diremo così, fra me e gli organi dirigenti, sia provinciali che regionali. Comunque, la politica non si fa con il passato, ma si fa con il presente, quindi questa questione è archiviata. Io molto felicemente ho accettato la proposta, anche perché insomma è stata piuttosto importante dal punto di vista della gratifica, me e degli amici che mi hanno sostenuto nella campagna elettorale, perché secondo i loro parametri di riferimento, ho tenuto conto di tutto, del simbolo, della novità, di un leader nazionale che non era conosciuto al pari degli altri, quindi tutta una serie di questioni. Hanno anche dei, come posso dire, dei programmi sotto questo profilo molto scientifici. Risulta essere uno dei risultati sul territorio, in assoluto tra i migliori in Italia. E quindi questo ci ha fatto anche molto piacere, anche per gli amici che Quindi hanno sostenuto. ufficialmente lei rientra nel PD, questa volta dai piani alti. Dai piani molto alti direi, perché ho già partecipato a una riunione proprio in rappresentanza di Francesco Rutelli, che ringrazio pubblicamente della fiducia, con alcuni esponenti di primo piano nazionale a Roma proprio l'8 e insomma questo mi gratifica molto a livello personale, anche se devo dire i miei amici, i consiglieri comunali dei Liberal Democratici e tutto il direttivo del partito rimane esattamente al suo posto, entro solo io, non voglio fare discorso di tessere, entro semplicemente con il mio modo di vedere le cose e con il mio modo di fare. Questo è quello che intendono e che mi hanno chiesto gli amici di Rutelli, è cosa che io farò. Anche perché poi dal punto di vista, poi, se vogliamo fare un minimo di ironia, loro sono i Liberi Democratici, noi eravamo i Liberal Democratici, cambia veramente poco. Quindi il suo compito quale sarà immediatamente? Ma riformismo non vuol dire riformismo proprio quotidiano, a cui doveva essere diciamo, la caratteristica principale del Partito Democratico, si è invece impantanata in situazioni di non riformismo. E questo è stato pagato in termini di voti, è stato pagato sotto tanti punti di vista. Questo solo è un aspetto delle tante vicende del Partito Democratico. Certamente mi è stato detto di non cambiare di un solo millimetro il mio modo di vedere le cose, che piace ed è condiviso, e il mio modo di intendere la politica. Quindi io non devo cambiare nulla, semplicemente immagino che avrò da fare battaglie piuttosto dure all'interno del partito, ma insomma, se ci saranno, io mi auguro di no, che ci sia sempre la condivisione di tutti gli obiettivi. Se ci fosse da fare le battaglie, non ci mancano né la volontà né il carattere, mi auguro che non ci sia bisogno del fisico, comunque abbiamo anche quello. C'è molta frenesia adesso per la scelta del nuovo leader del PD. Il vostro orientamento? Allo stato diciamo sosteniamo Franceschini, però con delle condizioni ben precise, che quando sarà illustrato il suo programma ci sia, diciamo, ci si ritrovi, non ci dimentichiamo che Rutelli, in questo mi diciamo, garantisce moltissimo, in sede di direzione nazionale è rimasto il solo ad aver votato contro a quella mediazione con il Partito Socialista Europeo a cui si è arrivati per inserire gli eletti del Partito Democratico. Quindi questa per noi, che, e per me in particolare, che vediamo la politica in un certo modo e che non vogliamo riferirci, nel senso personalmente, alla socialdemocrazia, anche se poi si possono fare alleanze con la stessa, ma non è certo quell'identità che fa parte della nostra storia, della nostra cultura. Nella sua visita appunto a Roma, nella sede ufficiale del Partito Democratico, chi erano i presenti? I presenti c'era Piero Fassino, l'onorevole
Roberta Pinotti, Marina Sereni, e l'ex ministro, che in questo momento mi sfugge il cognome, ecco, Giovanni Fioroni, l'ex ministro alla pubblica istruzione. Sì, e poi c'era anche il vicepresidente della Regione Liguria, Massimiliano Costa. Si parlava appunto di problemi organizzativi liguri della lista Franceschini. Quindi lei sarà il responsabile ligure? Di Francesco Rutelli, dei Liberi Democratici di Rutelli. E in questo senso anche su Spezia, sul resto della Liguria, poi adesso vedremo un po' di strutturarci. E in questo senso faccio parte anche del coordinamento nazionale come responsabile regionale. Quindi non c'è una sovrapposizione su quello che lei sta facendo a Spezia? No, io semplicemente gli amici adesso loro, tanto qui a Spezia il coordinatore regionale dei Liberi è Giulio Guerri, quindi io non ero coordinatore regionale, ora vedrò un po' come sistemare le cose lì, ma stiamo parlando di amici, quindi una soluzione la troveremo senz'altro pacifica e serena. Quindi non cambia nulla. Semplicemente io, anzi, a questi punti, dal punto di vista politico, gli amici spezzini penso che saranno solo contenti, perché siccome da più parti si è sempre detto che noi eravamo i primi antagonisti, cioè i primi oppositori del Partito Democratico, ora questi ci hanno dato anche me personalmente sciacallo politico, di tutto e di più, ora questi signori sono serviti, perché noi, che siamo sempre stati molto coerentemente con le nostre scelte, sempre dichiaratamente di centrosinistra e sempre abbiamo sostenuto anche questa giunta nei passaggi fondamentali come il bilancio e quant'altro, ora questi signori sono serviti perché i liberal democratici sono sempre stati diciamo di riferimento a questa coalizione e con la mia rientrata all'interno del Partito Democratico c'è ancora più significato politico in tutto questo. La criticità rimarrà sempre la stessa, ma bisogna che questi signori comincino a capire che c'è differenza fra critica e opposizione. Critica è una parola che ha un significato positivo, viene dal greco kritikos, che vuol dire parlare in positivo. Quindi questi signori se lo devono cioccare nella testa, poi la polemica politica che fanno loro per le solite spartizioni delle poltrone è un altro problema, ma la critica in quanto tale è costruttiva. Possiamo concludere dicendo che allora le europee gli hanno portato fortuna? Beh, diciamo che la fortuna ti aiuta se ti aiuti con i fatti e con i risultati. Qua c'è stato il risultato degli amici, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza e che aiuterò, seppur adesso dall'esterno, ma credo che questo aiuto esterno sia molto più importante, molto più interessante che l'aiuto interno che potevo dare prima come contributo di idee. Grazie, in bocca al lupo. Prego, grazie Crepi.